pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati oggi, le nostre lancette dell'orologio di una immaginaria macchina del tempo musicale tornano indietro di 30 anni al marzo del 1990 per ricordare una hit di quel momento, cosa insomma si trovava alla posizione numero 1 dell'epoca. Ma prima vorremmo tornare possibilmente ancora più indietro per una piccola curiosità, ossia raccontare di come l'8 marzo del 1979, esattamente 40 anni fa, la Philips presentò al pubblico per la prima volta il compact disc, cioè proprio il comunissimo CD che ancora oggi chiunque di noi possiede e ascolta. È stata senza dubbio una rivoluzione epocale che ha modificato in maniera veramente molto forte il modo di fruire la musica, passando da supporto analogico come il vinile o la cassetta ad un supporto come il CD-ROM in cui l'informazione musicale viene registrata in forma digitale. Questo per ricordare una trasformazione che oggi è ancora viva, anche se sappiamo che a sua volta è stata affiancata e spesso ormai va detto sostituita dal digitale del formato MP3 o MP4. Fatta questa premessa, tra lo storico e il curioso, procediamo con un altro ricordo, quello appunto della hit che si trovava in vetta alle classifiche americane a marzo del 1990, ossia Escapade di Janet Jackson. Il brano è tipicamente pop con sonorità poi tipiche degli anni 90. La canzone è stata scritta dalla stessa artista americana insieme a Jimmy Jam e Terry Lewis. Il singolo è arrivato in vetta alla Billboard Hot 100 per 3 settimane a partire dal 3 marzo del 1990, diventando il terzo numero uno della cantante. Il singolo è arrivato e ha scalato poi la classifica Hot R&B e Hip Hop Songs, raggiungendo il primo posto e ottenendo persino il disco d'oro. In Europa invece si è piazzato entro le prime 20 posizioni, senza però entrare nella top 10. Faceva parte del quarto album della Jackson ed era incluso nel disco Janet Jackson Rhythm Nation 1814, che seguiva un album con lo stesso titolo ma senza l'indicazione di quell'anno. Gli autori spiegarono la scelta del titolo con la volontà di puntare su un termine poco usuale che significa sfuggito, evaso. Il video della canzone, diretto da Peter Smilly, è ambientato in un carnevale nel Mardi Gras e in un'atmosfera che in qualche modo comunque ricorda il Messico, in un filmato seppiato che rende l'idea della polvere. Protagonista ovviamente Janet Jackson, che si aggira nelle strade di una sperduta cittadina attirando l'attenzione e soprattutto ballando. Per Janet Jackson rappresentò comunque un brano in un momento ancora fresco della lunga carriera che è seguita e che per la verità precedeva questo singolo. Lei che ha venduto più di 160 milioni di dischi in tutto il mondo ed è ritenuta una figura di spicco nella cultura popolare da oltre 30 anni, grazie anche al suo stile di vita un po' provocatorio, agli spettacoli così scenografici, imponenti, ma anche ai video all'avanguardia. La Recording Industry Association of America l'ha certificata come artista femminile con l'11° miglior risultato di vendita negli Stati Uniti, con oltre 26 milioni di copie. Detiene anche il record di 18 singoli consecutivi nella top 10 del Billboard Hot 100, primato veramente per una donna. Per la stessa Billboard fu nel 2008 la 7ª artista di maggiore successo a livello di singoli, la 7ª per numero di settimane al primo posto nella classifica dei singoli e ancora la 7ª per numero di primi posti nella classifica dei singoli, cioè 10. Nel dicembre del 2016 Billboard l'ha nominata la 2ª più importante artista dance club di tutti i tempi, alle spalle soltanto di Madonna. Ha anche vinto 5 Grammy Awards su 26 candidature e ha ottenuto una nomination persino al premio Oscar nel 1994 come miglior canzone, essendo autrice di Again. Quest'anno sarà inserita nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame.